Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della voce. Perché gli altri giorni di che cosa abbiamo parlato? Sempre della voce. La voce è lo strumento più versatile che esista, però è anche lo strumento più delicato. Non è come una chitarra che se rompi una corda vai dal negoziante e ti cambia la corda. Per la voce è un po' diverso, quindi bisogna fare molta attenzione. Vi do piccoli accorgimenti. Cantare in libertà. Anche se non sei un cantante professionista e canti solo per diletto, ci sono alcune cose che devi assolutamente sapere sulla voce, perché è come, non lo so, avere la patente, guidare una macchina, anche se comunque non conosci il motore completamente. Però alcuni accorgimenti li devi sapere, altrimenti... Si pensa che chi canta può avere tipo dei problemini alla voce, mentre invece sono le persone che parlano tanto e magari lo fanno anche male che possono poi avere dei problemi alla voce. Un consiglio che sento di darvi è: anziché parlare con una voce magari troppo bassa che si poggia in gola, cercate di avere una risonanza un po' più alta, parlare in una zona un po' più nasale, in modo che la voce non si affatichi e non vada verso una zona troppo bassa e non vada a toccare la gola. Questo, se voi parlate per tante ore, il fatto di essere più leggeri e più alti vi può aiutare a non perdere la voce. Evitate di parlare nei luoghi troppo assordanti, magari nei locali dove c'è musica, perché questo porta a gridare, alzare la voce e quindi questo ci affatica molto. E per tutti quelli che fanno un lavoro tipo nei call center oppure come i docenti, persone che sono comunque costrette ogni giorno a parlare molto, la cosa più importante è seguire alcune regole, magari fate anche delle sedute di logopedia e quindi vi diranno come parlare correttamente senza affaticare la voce. Se parlando vi accorgete che nella vostra voce c'è molta aria, ad esempio, in questo modo, significa che comunque le corde vocali non si adducano correttamente. Quindi o cercate di timbrare portando avanti il suono in questo modo, anziché farla troppo ariosa, perché questo stanca molto, oppure se comunque non riuscite, cercate comunque dei consigli dagli esperti, perché se siete costretti per lavoro a utilizzare la voce più ore al giorno, vi conviene seguire un percorso per come dovete utilizzare la voce e un logopedista bravo vi darà tutti gli accorgimenti. Tra tutti i modi che noi abbiamo per comunicare, la voce resta il mezzo più importante e più efficace per comunicare, quindi abbiatene cura.